Ma come YouTube, entrare sulla zona di grana. Oggi ragazzi siamo qua in questo nuovo video post. Ah, Juventus Ajax, mi spiace raga, ma non posso fare sbattere perché non ho più forze, because ho già fatto un video prima, è andata mia madre lì, mi ha rotto il cazzo, ho detto lo rifacciamo, era 6 minuti di video, avevo già parlato come un coglione, 20 minuti, non ho voglia di sfogarmi, di solito vi do proprio due botte solo per farvi divertire a voi, perché io sono come la bestia che vende frutta, avete capito? Vende la frutta. Qua c'è Roma Reigns, Setroni, fatemelo sentire. C'è anche Ro. Beh, poco fa Baron Corbin ha detto che insieme a Drew McIntyre e a Bobby Lashley stasera porrà fine a quella che ha definito la vostra luna di miele. Pensate che il vostro compagno misterioso possa impedire che ciò accada? Comunque. Il nostro compagno! Charlie, vuoi davvero sapere chi è il nostro compagno? Vuoi davvero sapere E ci sta, se ho visto perché spoilerano qua. Spoilerato 100. No, 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 no. Dovrai aspettare come tutti gli altri. Sai una cosa? Ha ragione. Vabbè, comunque, aspetta. Una cosa voglio solo chiedere. Chiellini, dove sei? Chiellini? Giorgio? Giorgio, dove sei? Giorgio? Giorgio, qua sotto? Giorgio? Giorgio? Lì, forse, Giorgio? 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 Giorgio, Giorgio? Giorgio, dove sei, Giorgio? Giorgio, forse qua dentro, aspetta. Giorgio, sei qua? Manca Chiellini, vedete che io sto ridendo. Rido per non piangere, io rido per non piangere. Poi la cosa che mi fa ridere ancora è che dicono che la Juve ruba. Bravi, bravi, complimenti, non vi vergognate. Rigore, rigore palese, negato a Blind. Blind ha il braccio così, prende qua il braccio, qua, qua. Palese con la maionese e il ketchup. Quindi la Juve ruba grandi ragazzi, veramente siete dei fenomeni. Pam pam pam. Che un tac. Bene ragazzi, io sono felice per voi. Anti-Juventini. Niente, l'Ajax ha giocato bene, se ne è meritata la vittoria, però è imbarazzante che io amo un giocatore solo dell'Ajax, che proprio voglio che venga la Juve, De Ligt. Giustamente chi fa gol, De Ligt. Perché? Perché non c'è Chiellini, perché non c'è Chiellini. Perché? Perché Bonucci salta 3,42,33333, periodico. Quindi dici, boh, ci può stare, la prende. Tanto così non la prende. Chi arriva dietro c'è Rugani. Rugani, 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 Rugani. Che ha pure giocato un'ottima partita, ma lì ha sbagliato. Rugani, Rugani. Alexandro, Alex. In due. Non staccano su De Ligt. Se c'era Chiellini, Chiellini saltava come Bonucci. No, poteva anche non prenderla. Bonucci dietro saltava come ha saltato, la toglieva. No, no, perché Chiellini come cazzo è possibile che non la recupera? E mi spiace, a me mi spiace solo per Chiellini. Perché? Perché non ha giocato, non ha potuto giocare, quindi mi spiace che non ha potuto giocarla, non ha potuto. Non ha potuto farlo, non ha potuto mettersi in gioco, alzare solo più lo scudetto, mi spiace per lui. Stagione abbastanza fallimentare da parte mia, perché comunque uscire con l'Atletico ci sta, uscire con Barcellona ci sta, uscire con il City ci sta, uscire con l'Ajax no. Ho giocato molto meglio, ho giocato da grande squadra, però tanto l'Ajax o vince la Champions o io spacco qualunque cosa che vedo sotto le mie mani, perché se batte la Juve riesce a battere anche il City tranquillo, secondo me. O il Tottenham che cazzo passa, perché è imbarazzante che gioca così con la Juve, dai, vaffanculo tutti quanti, io non ho neanche voglia più di sfogarmi, intanto. Adesso mi andrò a vedere un po' di video di anti-juventini, sfottò interisti, qualche juventino, un bar Palermo, regà, mi spiace, mi ero del culo assai, ve lo dico, mi ero del culo assai, Giorgio dove sei, Giorgio dove sei? Niente, l'unico da fare veramente un applauso grosso, 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 l'unico leader oggi che non c'era Chiellini, tolti, vabbè, Bonucci e Ronaldo che, sì, qualcosina fanno, e Emre Can, applausi a Emre Can, perché Emre Can ha giocato la partita della Madonna. Invece io spero che tu rimanga alla Juve e giochi titolare, perché comunque tu sei un buon giocatore, un gran giocatore che mette l'anima in campo, mette il cuore, quindi grande Merciano un bacio. Niente raga, andiamo a Firenze, cazzo dove? Ma che cazzo di stagione in merda diventa adesso? Siamo usciti dalla Champions League, io ve lo ripeto, forse non ci sto ancora credendo, domani realizzerò meglio. Siamo usciti dalla Champions League. Interessante come idea. Quest'anno, se non la vincevi quest'anno, non la vincerai in più, secondo me.
Imbarazzante, ragazzi. Imbarazzante veramente, perché qua c'è una squadra di merda, tra virgolette, ovviamente a rispetto alla Juventus. L'Ajax non è niente rispetto alla Juventus sulla carta. Nel gioco no, sulla carta la Juve è molto più forte, sulla carta. Nel gioco no. La Juve passava, metti caso, o Tottenham o Manchester City. Si battono tutte e due andata e ritorno, partite secche, magari no, andata e ritorno si battono. La Juve passava, trovava il Barcellona e lì era tesa. Si trovava il Liverpool, partita secca, il Liverpool lo batti. Ok campioni, va bene, mi piace tutto veramente. Se siete felici lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se non siete felici, siete come me e vi faccio pena. Iscrivetevi comunque ragazzi, fate quello che riuscite. Stiamo crescendo, grazie a tutti per il supporto. Mi spiace, no, mi spiace veramente tanto perché ora sto analizzando a mente fredda, ma mi rode tanto il culo, ma tanto tanto tanto, perché non si può uscire così. Non mi era imbarazzante per me. Bella raga.